Si è chiusa l'edizione numero 33 del torneo internazionale di pallacanestro giovanile Guido Guidelli, che ha portato ad Arezzo 750 tra atleti, arbitri e ufficiali di campo che si sono sfidati in 3 giorni intensi di torneo. L'evento non è stato solo basket giocato in senso stretto. Sabato sera si è infatti svolta una lezione del corso di aggiornamento obbligatorio per allenatori di basket con relatori Marco Sodini e responsabile tecnico SBA Umberto Vezzosi, che ha coinvolto oltre 60 allenatori. E soprattutto la serata di premiazione di domenica è stata impreziosita dall'esibizione del gruppo musici della Giostra del Saracino, che ha portato il saluto della nostra città a tutti i partecipanti e ai loro accompagnatori, assieme a quello istituzionale delle autorità e degli sponsor presenti al Palasport Estra, che ha fatto registrare un colpo d'occhio davvero speciale con una moltitudine di colori sulle tribune. Applauditissima la partecipazione della squadra di Oswicem, città gemellata con Arezzo, nella categoria Under 14. I giovani della Polonia hanno raccolto l'applauso di tutti i presenti durante la premiazione in segno di rafforzamento di un gemellaggio con la città di Arezzo, portato avanti grazie allo sport come testimonianza di fratellanza tra i giovani. Dal punto di vista strettamente sportivo, il trofeo Guidelli, categoria Under 14, è stato conquistato dalla Suncat Firenze in una finale tutta toscana contro il Basket Cecina, nell'Under 13 successo per Cuba Frosinone, che ha battuto in finale i portacolori amaranto della Gold Fashion SBA. Infine, per quanto riguarda l'Under 12, la vittoria è andata al Basket Oderzo sul Basket Cecina. Tantissimo lavoro, poi vi do i numeri, ma fammi ringraziare subito, se no me ne dimentico, tutti i nostri volontari. Sono 6 mesi che lavoriamo tutti quanti a questo progetto. Diciamo, l'obiettivo era quello di bissare il successo dello scorso anno, che tu sai benissimo come era, cambiando la formula della cena con la premiazione al Palacaselle. Ci sembrava il miglior modo per festeggiare anche, consentimi questa parola, la presa del palazzetto, perché dopo tanti anni siamo riusciti ad ottenere la gestione di questo palasport. Quindi un doppio lavoro. I numeri di questa edizione sono più o meno quelli di anni, forse un pochino di più. Sono circa 700 quasi gli atleti che in 3 giorni giocheranno in tutti i palazzetti di Arezzo e che stanno giocando, è quasi finita, se Dio vuole siamo stanchi. Sono quasi 1000 le persone sistemate in tutti gli alberghi, 13 alberghi della città. Ovviamente il chicco di questa serata che la squadra di Oswiecim, città gemellata. Quindi numeri anche quest'anno fondamentali, qualcuno ha parlato di un buon aumento di PIL per la città. Insomma, la presa di questo palasport non si ferma qua, anzi questo è solo l'inizio, a dimostrazione che A, lo sport fa bene ai ragazzi, ma B, può essere anche un volano economico per questa città. Sono anni che ci sforziamo di dire che basterebbe unire le forze, basterebbe unire, come dire, se il Comune di Arezzo mettesse a disposizione un ufficio predisposto per l'organizzazione, io penso che le società possano avere la capacità di far arrivare ad Arezzo migliaia e migliaia di persone che portano sicuramente, come dire, del benessere a tutta la città.